sempre connessi. Smartphone, tablet e PC hanno cambiato la nostra vita, il nostro modo di comunicare, di lavorare e soprattutto hanno rivoluzionato il mondo della comunicazione e delle news. Una sfida accettata e vinta dal Consiglio regionale del Piemonte, che con i suoi canali web e social aggiorna in tempo reale, minuto dopo minuto, i piemontesi sull'attività istituzionale, sulle leggi approvate, sui bandi in corso, sui servizi al cittadino, ma anche su tutti gli eventi, le mostre e le iniziative della regione. Il canale istituzionale di comunicazione web dell'Assemblea Legislativa è il sito www.cr.piemonte.it, che nel 2017 ha registrato oltre 1.300.000 visite, segnando un incremento del 40% rispetto all'anno precedente. Diamo ora direttamente un'occhiata al sito. Dall'home page, dove sono trasmesse in streaming tutte le sedute dell'aula consiliare, è possibile accedere ai menu con semplicità a seconda delle esigenze. Alla voce comunicazione sono presenti tutti i comunicati sull'attività del Consiglio curati dall'ufficio stampa. Nel solo 2017 ne sono stati pubblicati oltre 1.200. Il menu Assemblea contiene invece tutte le informazioni sulla composizione del Consiglio, dal Presidente ai consiglieri. L'agenda del Consiglio è aggiornata in tempo reale e alla voce Attività, all'interno della quale si possono leggere i resoconti di tutte le sedute d'aula, ma anche del lavoro delle 6 commissioni. I servizi di pubblica utilità sono cliccabili sempre dall'home page al menu per il cittadino, dove sono presenti informazioni dettagliate sull'attività del Corecom, il Comitato regionale per le comunicazioni, dell'URP, l'ufficio relazioni con il pubblico, dei garanti, del difensore civico e anche sui finanziamenti regionali e sulle mostre del Consiglio. Da questa sezione del sito è anche possibile prenotare una visita guidata all'interno delle sale di Palazzo Lascaris. Arianna, la banca dati normativa, è alla voce Leggi e banche dati e permette di accedere agli atti, alle leggi e ai resoconti d'aula dal 1970 a oggi. In questa sezione è anche consultabile il bollettino ufficiale della Regione Piemonte. Il Consiglio regionale, per favorire la promozione e la valorizzazione del territorio piemontese sulle tematiche sociali, sportive, culturali, turistico-promozionali, può concedere contributi a enti pubblici e a enti e associazioni private. Il patrocinio oneroso è concesso per iniziative di carattere collettivo, aperte al pubblico e senza scopo di lucro. Non è concesso per iniziative la cui previsione di spesa complessiva sia inferiore a 1.000 euro o superiore a 50.000 euro. Il bando, la modulistica e le successive graduatorie sono reperibili al sito www.cr.piemonte.it nel sottomenu web alla voce contributi. È possibile anche ottenere il patrocinio gratuito che prevede l'utilizzo del logo istituzionale del Consiglio regionale e degli organismi consultivi per progetti, iniziative e manifestazioni. Entriamo ora nell'universo social del Consiglio regionale del Piemonte. In crescita sia il canale Twitter, che ha superato i 19.000 follower, sia quello Facebook con oltre 63.000 like e dove è possibile seguire in diretta le sedute d'aula. Oltre 8.000 i contatti su LinkedIn, mentre il canale Instagram ha triplicato i follower, arrivando a 11.000. Potenziato anche il canale YouTube, vero e proprio canale TV del Consiglio che si rivolge a un'utenza più giovane ed è il principale veicolo per le campagne sociali del Consiglio. Tra quelle lanciate negli ultimi mesi per sensibilizzare i cittadini su alcuni temi di grande interesse pubblico. La prima campagna, partita la scorsa estate in sinergia con gli organismi consultivi e di garanzia regionali, fra cui il Corecom, riguarda il contrasto al cyberbullismo e utilizza i canali più usati dai giovani, ma anche dai loro genitori e insegnanti, da Facebook a Twitter, da YouTube fino a LinkedIn. Le facce delle buone abitudini è lo slogan di un'altra campagna social, Contagiati di benessere, che ha coinvolto tutti i piemontesi ai quali è stato chiesto di raccontare l'idea di benessere con una fotografia per contagiare e farsi contagiare dai corretti stili di vita. La terza campagna social mira alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere ed è stata realizzata in collaborazione con la Polizia di Stato.
tanti i canali web e social che fanno del Consiglio regionale del Piemonte un organismo aperto, trasparente e vicino alle nuove esigenze dei cittadini, che ogni giorno, attraverso i loro dispositivi mobili, possono consultare e dialogare direttamente con l'Assemblea legislativa piemontese.